Piacere di avere qui a Radio Yes, la radio della città di Roma, Pino Scaccia. Pino, buongiorno. Buongiorno a voi. E grazie per aver accettato il nostro invito, Pino, grazie davvero di cuore. Grazie. Inizi, io vado con la mia memoria, correggimi ovviamente se sbaglio. Pino Scaccia nel grande immaginario è colui che, inviato da Ascoli, ci parla delle prestazioni dei bianconeri di Costantino Rozzi, poi un giornalismo che si evolve, più nobile, passami il termine, fino a diventare un grandissimo inviato di guerra e uno dei grandi narratori del nostro tempo. C'è differenza tra raccontare un evento sportivo e una tragedia assoluta come la guerra? Ovviamente sì, dico, ma ci vuole qualcosa di diverso? Si è giornalisti in maniera diversa? Ma io credo di sì, oggettivamente. Io la mia svolta vera di fatti professionale quando sono andato in cronaca, insomma, lasciando lo sport. Lo sport mi interessa, mi appassiona tuttora, cioè da tifoso, e naturalmente seguo lo sport, però diciamo che a un certo punto aveva cominciato a annoiarmi, perché tutto sommato, a parte gli eventi straordinari tipo Olimpiadi o Mondiale di calcio, lo sport si somiglia un po' troppo, insomma, agli eventi, una partita comunque una partita, e c'è poco spazio, insomma, a una propria soggettività. Non si può che raccontare una partita, no? Quindi, certo. Ecco, mentre sugli eventi naturalmente le situazioni sono estremamente diverse, perché poi inviato di guerra è un modo di dire, che tra l'altro è un'etichetta che non mi piace, insomma, un inviato è il tramite tra un evento e la gente a casa. Quindi raccontare la guerra in Iraq o raccontare uno tsunami è assolutamente diverso, a parte i teatri, voglio dire, insomma, geograficamente è molto distanti, ma è proprio diverso raccontare un sequestro di persona, è diverso da raccontare una strage di mafia, insomma. C'è una possibilità di spaziare che è molto più stimolante, sicuramente. Dalla radio della città di Roma prima abbiamo accolto un altro romano che poi viene acquisito anche lì nell'immaginario e per valore da tutti, che è il maestro Giorgio Forattini. Anche Pino Scaccia è romano, nato sì, a Roma, certo. Il 17 maggio. Esatto. Quanto sei romano, Pino? Quanto sei legato alla città e alle tradizioni della stessa, alla tua infanzia, al tuo quartiere? Di che quartiere sei, tra l'altro? Di che zona sei? Io sono nato in un quartiere che allora aveva, come dire, una brutta fama. Oggi mi sento orgoglioso perché è diventato uno dei quartieri colt. Via del Pigneto 8 sono nato, ma fisicamente, nel senso che a quei tempi naturalmente si nasceva in casa, non all'ospedale, quindi certo. Proprio fisicamente via del Pigneto 8. Adesso il Pigneto è diventato, insomma, un quartiere molto desiderato, allora forse un po' meno, ma diciamo che la mia vita comunque poi sono Piazzale Prenestino, io abitavo di fronte la famosa via dove Anna Magnani, insomma, quella scena epica, ha registrato sotto la mia casa, hanno girato il Ferroviere di Germi, insomma è una zona cinematografica, insomma, quindi mi piace molto essere legato. Poi naturalmente io ho frequentato, insomma, la zona intorno, Porta Maggiore, mi sento molto romano, ricordo che da ragazzino giocavo con le biglie lungo i tracciati fatti dalle bighe, insomma, mi sento in questo molto romano, e la mia romanità la porto avanti nel mondo, qua chi tocca Roma, la romanità soprattutto, quando vado fuori, soprattutto, insomma, con gente magari che non ama troppo la nostra città. Pino, l'evento che hai raccontato con più trasporto e la notizia che non avresti mai voluto dare? L'evento che non sono riuscito a raccontare, ma probabilmente io ho sfiorato l'intervista a Bin Laden, insomma, non vorrei entrare nelle polemiche, insomma, lui a Islamabad è stato da molti anni, non certo nell'ultimo periodo, e io durante il sequestro di Daniele Maltrogiacomo, altro romano, e ho sfiorato, avevo più o meno dei contatti per arrivarci, e certo che sarebbe stato uno scoop incredibile,
Insomma, un po' di rimpianto in questo ce l'ho, forse è l'unico colpo che non mi è riuscito. Quello di cui vai più orgoglioso? Tanti, ma ce n'è uno che senti più tuo, che ancora oggi ti esalti anche nel ricordare, esalti con compostezza professionale, ci mancherebbe. Ma c'è, resta lo scoop di Farouk, cioè, se ricordate, il bambino sequestrato in Sardegna, io fui... Non il primo, ero l'unico in Italia in assoluto che sapevo che era libero, insomma ci furono all'inizio molte polemiche, poi insomma mi è stato riconosciuto il grande merito, è stato un grande lavoro di investigazione, insomma lì mi sono sentito davvero investigatore, insomma stavo praticamente dentro il sequestro, insomma sapevo esattamente tutte le mosse fino appunto alla liberazione. Un grande giornalista, o almeno tale per la ribalta mediatica, disse all'indomani della scomparsa di Paolo Fraiese, per quella capacità investigativa che era tipica di Paolo, che l'unico che rimaneva con quelle caratteristiche era Pino Scaccia. Ma davvero per essere un buon giornalista bisogna avere anche questo acume tipico degli investigatori, Pino? Beh, si dice, difatti, la battuta, a parte grande Paolo, era veramente un grandissimo cronista, ma si dice un po' che il vero cronista è un po' sbirro, forse più sbirro degli sbirri, perché se tu ci pensi, quando c'è l'approccio a un evento, insomma, tu devi cercare di capire più possibile, e spesso noi abbiamo la capacità appunto di andare oltre, non abbiamo gli strumenti degli investigatori professionisti, diciamo, no? Non è che possiamo noi intercettare, ma certamente per esempio possiamo parlare con la gente. Io, ecco, un altro orgoglio che mi tengo dentro, anche se non è stato eclatante, cioè non si è visto all'esterno, è il caso di Erika Novi Ligure. Io semplicemente, andando al bar vicino alla casa della strage la sera prima, avevo capito che non si trattava degli slavi come tutti urlavano, ma che si trattava di un delitto in famiglia, diciamo, e mentre tutti i giornali, i telegiornali urlavano contro la banda di slavi, io ho frenato molto e di fatto ho fatto capire, insomma, di stare attenti, che la conclusione probabilmente era diversa da quello che appariva. Questo significa sbirri. Io, al momento in cui sono approdato a Novi Ligure, sono andato in cerca di notizie. Il problema di come fare questo mestiere, certo, se uno va alle fonti ufficiali, va dai carabinieri e si limita a registrare quello che loro dicono, se uno vuole stare in strada e chiedere, naturalmente sbirro automaticamente. Ecco, prima di lasciarti a Giorgio Brugnoli, che anche lui delle domande, Pino, e congedandoci poi da te, tu, senza entrare nel merito, l'hai detto prima, senza entrare qui in un merito ancora più umano e doloroso, perché stiamo parlando di un collega scomparso, sei stato l'ultimo compagno di viaggio di Enzo Baldoni, il freelance sequestrato e ucciso nell'agosto del 2004. Enzo, o quelli come Enzo, sono vittime di una passione o dell'incoscienza alla quale a volte il lavoro ci chiama, questo tipo di lavoro ci chiama? Ma guarda, sì, si è detto molto dell'incoscienza. In realtà lui stesso, ne abbiamo discusso per molte notti, lui stesso era cosciente di non essere un professionista. Cioè, come dire, il suo approccio era di un grande entusiasta, e lui grande curioso, insomma, voleva conoscere. Lui stava a Najaf, io per lavoro, insomma, e lui stava per capire, per riuscire a parlare con al-Sadr, riuscire a capire la guerra in Iraq. E quindi, diciamo, l'entusiasmo, insomma, non era, lui mi definiva un professionista scafato, io, mentre lui era un viaggiatore dilettante. Però questo, come dire, non toglie meriti. Ci ho gente con questa grande curiosità, lui faceva un altro mestiere di fatto, certo. Il pubblicitario, però serve questa gente così entusiasta, e spesso per capire cose difficili da capire. Giorgio Brugnoli per Pino Scaccia. Buongiorno Pino. Buongiorno. Una domanda sulla carta, la carta stampata, quella che solitamente, sì, viene chiamata così. Che quotidiano era Momento Sera e quali sono stati i tuoi maestri di giornalismo? Ma Momento Sera era un grandissimo quotidiano. Io lì facevo lo sport, per esempio, tant'è vero che paradossalmente adesso rivelo la mia fede calcistica da laziale.
Io fui assegnato alla Roma, insomma, per cui però ero tutto contento perché il titolo a 9 colonne, il titolo principale su un momento sera che era, diciamo, incartato attraverso i fogli rosa, sì. Quindi le fogli rosa riguardavano lo sport, il titolo principale per ovvie ragioni di popolarità della Roma, per questione di numeri, era sempre sulla Roma, sì. Erano i tempi di Herrera. Di Elena, sì. Herrera, per cui mi ricordo Peirò, eccetera, e noi anticipavamo il Corriere dello Sport, sì. Cioè quando andavo all'allenamento della Roma il pomeriggio, già la sera uscivamo con le notizie che c'erano, che poi sarebbero comparse sul Corriere dello Sport il giorno dopo. C'era poi la parte, diciamo, spettacoli, la famosa pagina La Capitale, che pure lì era molto sentita, ma erano altri tempi perché non c'era quello che c'è oggi, insomma, lasciamo perdere internet, ma non c'era la massa di informazione di oggi. Noi con una rapina a Roma, soltanto la notizia della rapina, vendevamo migliaia di copie, insomma, erano altri tempi. Certo. Ma i maestri, io lì c'era Dario Beni Junior, che era il redattore capo, che poi è diventato il mio direttore ad Ancona, a Corriere Adriatico, dove sono stato assunto editore, Franco Sensi, per cui che province, guarda Pino, che provinciali, sono venuti dall'altro studio esultando come se avessero vi, perché Pino i laziali, eccolo qui, ditelo anche all'amico fraterno Guidone De Angelis, che lo sa ovviamente perché ha fatto un censimento dei grandi, e c'è Pino, io sapevo questa cosa, come esultano i laziali, che bello sapere che il grande Pino Scaccia è provinciali, siete provinciali. No, io guarda, ti racconto, allora visto che siamo in argomento, ti racconto solo una battuta, sì. Io feci un collegamento da Nassiria con la Domenica Sportiva, fecero vedere la Rai, insomma, fece vedere Roma-Juventus a tutta la base di Nassiria, e poi c'era il mio collegamento con la Domenica Sportiva, dall'altra parte c'era Dotti, cioè a un certo punto chiedono dallo studio, insomma, vabbè, dice romanista, allora i militari si alzavano, i tre romanisti, il Juventino, Milanese, tutti si alzavano. A un certo punto mi faccio avanti io, dico vabbè, ma della io c'è anche un laziale, sono io, ero l'unico laziale in tutta la base di Nassiria. È ancora più ormai idolatrato Pino, grazie davvero di cuore, e ti saluta la cronaca, quella che cura la nera da noi, e lo fa con la dottoressa Giuliani, anche perché ci ricordano che hai partecipato al 10° anniversario della morte di Serena Mollicone ad Arce, proprio Guglielmo, sì. Papà Mollicone sarà nostro ospite qui nei nostri studi nei prossimi giorni. Pino, è stato davvero un piacere, grazie di cuore e complimenti, grazie. Per tutto. Grazie a voi. Grazie, buona giornata. Grazie a Pino Scaccia.